tragedia. Con loro un pensionato di 91 anni è morto oggi pomeriggio mentre era intento a bruciare sterpaglie. Il fatto si è consumato in via Pietragrossa, una strada pedonale del borgo che sorge sulle alture di Premosello Chiovenda. È stato un vicino dell'anziano ad allertare i soccorsi. Sul posto un assessore del comune con il sindaco. Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri. La crisi economica ha messo con le spalle al muro la proprietà della segheria Delfino di Oleggio Castello. L'azienda, che dava lavoro a 18 dipendenti, è specializzata nella produzione di imballaggi e pellet. I dipendenti sono a casa dal 17 di gennaio. Oggi hanno incontrato il sindaco. Vantano crediti per un ammontare complessivo di 650.000 euro. I titolari hanno uno scoperto in tasse con lo Stato, con contributi e con gli enti assistenziali e con il Comune per un ammontare complessivo di 1.500.000 euro. È atterrata Malpensa ieri, si è consegnata spontaneamente alla Polaria DSDC, cittadina italo-brasiliana destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP di Verbania nell'ambito dell'operazione Super Santos. Si tratta dell'indagine della squadra mobile che aveva smantellato un giro di vendita della cittadinanza italiana ai brasiliani. Salgono così a 6 le persone arrestate. L'indagine era partita dalla segnalazione di alcuni sindaci del VCO insospettiti dalle continue richieste di iscrizione all'anagrafe da parte di brasiliani. Maxi esercitazione nei giorni scorsi, opera del soccorso alpino civile, SAGF, carabinieri forestali, vigili del fuoco di Omegna, protezione civile di Quarnasopra, Omegna e Valstrona, nei boschi di Quarnasopra. All'interno del municipio è stato simulato il centro di coordinamento delle operazioni di ricerca di un disperso. A ritrovamento avvenuto, le squadre del soccorso alpino hanno stabilizzato il disperso. Successivamente, con la barella lecchese, è stato portato a valle, dove volontari del soccorso di Omegna gli hanno prestato le cure del caso. Presentata la 58esima edizione dello Stresa Festival del direttore artistico Gian Andrea Noseda, scoprendo il presente, il filo conduttore per leggere quello che accade oggi sulla base di quanto si ricorda del passato per programmare il futuro. A luglio 9 appuntamenti tra musica jazz e fado, ad agosto e settembre 17 serate tra trionfo del barocco, chicche del Novecento e un recital specialissimo con Maurizio Pollini.